Buongiorno a tutti. Concludiamo con questa pillola la conoscenza dell'ottava. L'abbiamo voluto andare poco per volta in modo approfondito. Quindi stiamo parlando dell'ottava tra dominante e dominante, che noi chiamiamo da sol a sol, qualunque sia l'altezza reale dei suoni da cui partiamo, e daremo dei nomi a ciascun grado, in modo da poterli riconoscere anche nelle diverse situazioni. Dopo aver nominato questi gradi della scala e quindi riconosciuto la loro funzione, faremo qualche esempio di melodie di modo maggiore che si sviluppano nell'ottava. Melodie popolari, melodie molto conosciute, sicuramente ciascuno ne ha da aggiungere per costruire quella biblioteca di situazioni di cui abbiamo tanto parlato in passato. Concluderemo con un esempio di accompagnamento della stessa melodia in stili diversi, e questo ci accompagnerà abbastanza in futuro proprio per fare un pochino di educazione anche armonica e non solo melodica. La conclusione della pillola sarà dietro le quinte, proprio per parlare di funzioni armoniche. Eccoci allora a commentare la scala, ormai il nostro modo maggiore, e come ricorderete abbiamo già dato dei nomi e dei gradi. Abbiamo detto che la tonica si usa nei numeri romani, la tonica è il primo grado, la dominante è il quinto e sotto ovviamente c'è anche un quinto e di conseguenza il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo grado. Hanno dei nomi, qualcuno lo conosciamo già. Il Do è la tonica, il Sol è la dominante, e quindi anche qui c'è la dominante. Abbiamo detto che il Si, che diventerà il Ti, è la sensibile, e gli altri gradi hanno dei nomi secondari. Il La si chiama la sopra dominante, così come il Re si chiama sopra tonica, e il Fa si chiama sotto dominante, cioè hanno dei nomi che ci dicono che sono funzione dei gradi più forti, che comandano un pochino. Ci resta il Mi. Il Mi ha tre nomi, si chiama mediante, oppure caratteristica, oppure modale ancora. Mediante perché nell'accordo maggiore, che poi vedremo, Do Mi Sol, è il suono che sta in mezzo a questi due campioni che sono il Do e il Sol, al centro. E caratteristica e modale invece in riferimento al fatto che essendo un suono che è distante due toni dal Do, Do, Re, Mi, dà il carattere al modo maggiore. Noi diciamo che siamo nel modo maggiore proprio perché il terzo grado è a distanza di due toni dalla tonica. Avremo altri modi, ad esempio il modo minore, in cui il terzo grado sarà più vicino. Quindi è un po' la nota che dà
che caratterizza dove siamo, diciamo, nella scala. Ecco come annunciato alcuni esempi alla tastiera di melodie di modo maggiore, alcune più marziali e decise, altre un pochino più vaghe. La seconda, la citazione del francese, oscillerà un po' nella tonica do e in alcuni momenti sembrerà invece che la tonica diventi il la nel modo minore. Stamattina la incontreremo ancora nell'ambito dell'ottava. Un'altra canzone nell'ambito dell'ottava, sempre popolare. Questa ha un tono un pochino più dimesso, un pochino più verso il basso, au clair della lune. E poi l'abbiamo già citato una volta. Questi esempi e altri che faremo per ricordare che non è importante solo cantare, leggere e cantare, ma anche ascoltare e costruirsi un'architettura di suoni, così come nel dettato, negli indovinelli. Quindi anche l'ascolto con il tentativo di dare un nome ai suoni e di capire come sono le dinamiche della tonalità. Ecco la terza parte, accompagnare una melodia in modo differente. Il canto è molto semplice, lo vedrete a video, potete cantarlo anche voi, eppure i tre accompagnamenti danno tre sapori differenti e potete provare a ragionarci, a decidere quale preferite, qual è il più statico, qual è il più ampio, quale lascia spazio a più soluzioni di fantasia. Quando parliamo di tensioni e distensioni nella tonalità, parliamo proprio di diversi effetti che hanno gli incroci tra i suoni. Proviamo a fare un esempio pratico. Io ho una melodia che troveremo più avanti. Provo a accompagnarla in tre modi diversi. Secondo. Faccio ancora una volta. Preferite? Qual è il più vario? Ciascuno può fare ragionare la nostra fantasia e
aiutarci a inventare delle storie differenti. Eccoci arrivati alla conclusione, una pillola quasi di riassunto per fare il punto sul modo maggiore, sui nomi dei gradi, sulle dinamiche, fare un po' di ascolti su come davvero siamo arrivati a un punto fermo di conoscenza delle dinamiche all'interno della nostra tonalità. Qualche apertura poi di orecchio, di ascolto, come una melodia può essere accompagnata in vari modi e anche un invito a chi suona un pochino a provare ad accompagnare un canto in modo diverso, anche osando la presenza di altri gradi, non solo della tonica e della dominante. Questo quasi un invito per chi suona un pochino qualche strumento o comunque con il canto, a provare ad accompagnare un canto, cercando anche di utilizzare delle soluzioni diverse e nuove nell'improvvisazione. Per chi fosse interessato a saperne un po' di più, ci vediamo dietro le quinte. Grazie, alla prossima! Ci sono alcune frasi di un libro di Milan Kundera, il libro del riso e dell'oblio, che mi hanno sempre molto affascinato per la loro descrizione delle dinamiche della tonalità. Lascio a voi scoprirlo dalle dirette parole dell'autore.